Buonasera signore e signori, parte numero 2 della nostra Nuzlocke Challenge. Riprendiamo appunto da sabbia fine. Dobbiamo ritornare un secondino a due foglie a dire a nostra madre appunto del gioco che stiamo per partire per l'avventura dopo che il professor Rowan ci ha regalato il Pokédex. Abbiamo un'agenda appunto che ci dà nostra madre che ci ricorderà praticamente cosa abbiamo fatto tutto il giorno. E a questo punto entrerà anche la mamma di Damian, che ci dirà di consegnarne un pacco. All'interno vi dico già che sarà un unboxing a sorpresa, vabbè, ve lo dico già. C'è una mappa della città, non le Tartar Beach Air Force One. Quindi mi dispiace per tutti quelli che avevano pensato che c'erano delle Tartar Beach all'interno, non ci sono. E a questo punto dobbiamo ritornare verso Lucinda e farci praticamente spiegare come si catturano i Pokémon, perché noi non lo sappiamo. Quindi, dopo il suo breve tutorial, in cui catturerà un Bidoof, ci darà le sue appunto 5 Pokéball, e a questo punto potremo iniziare a catturare la nostra squadra. Ovviamente ne cattureremo uno nel percorso sopra due foglie, quindi percorso 202, perché è il primo percorso. E poi ovviamente in questo qua il percorso dove abbiamo appena incontrato Lucinda, quindi ovviamente torniamo indietro. E il primo Pokémon della Nuzlocke Challenge è uno Starly, perfetto, a livello 2. Quindi iniziamo ad indebolirlo. Perfetto. Usiamo borsa Pokéball catturato, ovviamente, che è data 1 e 10. Perfetto, abbiamo catturato Starly e lo soprannomineremo Farro. Farro è carino, dai, come nome. Farro, Farina. Tutti con la F adesso. Farro. Perfetto. Allora, a questo punto dobbiamo inizialmente curare Farro perché è a livello 2, quindi è anche sì, a livello 2 è anche molto distrutto. Allora, curiamo la nostra squadra. Ovviamente avevo già modificato le impostazioni per cui abbiamo il fisso per quanto riguarda come si chiama? La scelta delle lotte, quindi non potremo cambiare durante la sfida Pokémon come avevamo detto. Farro ha anche uno strumento. Che strumento ha? Strumento? Anzi, fammi vedere un po' le statistiche. La velocità è buona e anche l'attacco fisico è buono. Buono. Ha lo sguardo fermo. Bacca moia. Non so che cosa serva, però va bene lo stesso. E quindi il secondo Pokémon della nostra Nuzlocke Challenge è un Bidoof. Perfetto, quindi lo cattureremo. Perché ovviamente ci servirà per quanto riguarda tipo taglio e robaccia varia. Tanto comunque sia, cioè, questo lo cattureremo, lo chiamiamo Farro, Farina, Legume. Eccolo qua. Perfetto. Legume, ok. Allora, vediamo se ho una pozione o qualcosa di che, niente. Quindi torniamo indietro, curiamo la nostra squadra e poi potremmo iniziare anche ad allenarli. Soprattutto Farro, anche se in teoria la Nuzlocke Challenge comprenderebbe anche Bidoof, perché ovviamente è il secondo Pokémon della Nuzlocke Challenge che abbiamo trovato selvatico, quindi in teoria dovremmo curare anche lui e a usarlo, però cioè, lo preferisco da utilizzare tipo taglio e robaccia varia, tanto volevo dire, lo troveremo. Non possiamo ovviamente catturare altri Pokémon, questo è data 1 in 10, li posso allenare, ma non posso catturare altri Pokémon che si trovano nello stesso percorso, questo sia chiaro. Quante volte non venga dice, mio, esci perché non hai catturato Lucio, perché magari un Pokémon elettro, no, non possiamo proprio catturarli. Quindi è proprio la regola del Nuzlocke Challenge. Quindi manderà il primo allenatore uno Starly. Usiamo un paio di bracieri con Farina che tanto ci fa abbastanza bene. Perfetto. Farro sale a livello 30. 33. Magari a livello 30 sarebbe troppo bello. Lottiamo, via.
Allora, vediamo qua, un Bidoof a livello 5, rimandiamo Farina, ovviamente dobbiamo fare così all'inizio, perché altrimenti, cioè, ci si sta tutto il giorno qua ad allenare. Ok, Farina sale a livello 8, perfetto, questo non è un nuovo percorso. Perfetto, andiamo a affrontare questo allenatore, che ha un Burmy. Vediamo, Sione, vabbè, non è che ci toglie molto. Vediamo un po'. Un altro attacco lo possiamo subire? Perfetto, adesso dobbiamo cambiare, mettiamo Farina. Usa azione, usa un braciere. Perfetto, Farro sale a livello 4 e Farina quasi a livello 9. Ok. Oh, un altro Starly, questo a livello 4. Magari ci fosse apparso prima sarebbe stato meglio. E arriviamo a Giubilopoli. Oh, arriviamo qua e troviamo Lucinda. Ciao, come va con un po' nei catturi? Secondo me dovresti catturare qualcuno in più. Purtroppo è una Nuzlocke Challenge e non posso. Allora, adesso penso che Lucinda ci farà vedere, se non mi ricordo, la città, ma troveremo quest'uomo, questo specie di uomo misterioso che si nascondeva dietro lampioni, cioè era impossibile da vedere. E inizio anche a sbadigliare, anche perché mi sono svegliato, cioè mi sono svegliato da un po', però la mattina quando parlo sbadiglio, sarà Bellocchio e appunto ci dirà che sta investigando su un gruppo di criminali che sono apparsi in questa regione e che stanno facendo dei loschi traffici. E quindi niente, dopo averci messo un'ora per parlare, ok, basta, non ce ne frega niente. Dovremo andare alla scuola di allenatori, però la prima cosa da fare ovviamente è curare la nostra squadra. Ok. Per chi se lo stesse chiedendo, sì, all'inizio c'è un limite per curare Pokémon così, però almeno questo concedetemelo perché altrimenti sarebbe veramente impossibile. Allora, troviamo un attacco X, ok, Farro è davanti e va bene. Qua ritroviamo Daman, riconsegniamo in un pacco e ci darà una mappa della città. Diamond, ecco si chiama. Diamond, ma che Diamond? Perché poi Diamond? E andiamo a sfidare questi due allenatori. Allora, il primo ha uno Starly a livello 6 e ovviamente ci metterà in difficoltà. Attacco rapido, ma che cos'è? Oddio. Oh mamma mia. Cioè, ci ha distrutto mezza squadra, ci ha distrutto. Farina è morto quasi. Vediamo un po', abbiamo un attacco X e basta. Bene. Dovremmo utilizzare quindi a questo punto esclusivamente Farro. E beh, ci sta togliendo abbastanza. Ci sta togliendo abbastanza, ma Farro riesce a resistere con un punto a livello 7 quasi. Benissimo. Vedete che la difficoltà inizia già a aumentare, inizia a farsi sentire anche ai primi allenatori, perché insomma, non è assolutamente facile, cioè se era morto Starly era KO, non ne potevamo catturare più nei precedenti percorsi e dovevamo tenerci quelli di prima. Più avanti c'è il centro globale, la tua porta sul mondo. Oh, ma guarda, non hai nemmeno medaglie. Puoi accedere al centro globale se non hai medaglie. Perfetto, questo non me ne ricordavo. Quindi la scuola allenatori l'abbiamo appena visitata. E qua ritroviamo questo signore Pacicciotto. Ti considero un allenatore di Pokémon, ma non hai ancora il Pokécron. Sai cos'è? È vero, incredibile. Tu sei un pazzo come i pochi. Dai, su, non mi interessa. Ogni clown, ok, dobbiamo trovare clown. Non me ne ricordavo. E parte la sfida dei clown. Allora, il primo è qua sulla destra. Quindi segnatevelo sulla Poké Agenda. Perfetto. Coupon 1. Il secondo era qua, se non mi sbaglio. Eccolo qui. Ciao, sono un clown. Poi come posso ottenere gli strumenti? Ovvio. Ok. Coupon numero 3. Qua c'è Bellocchio e non ci interessa. Qua su andiamo in un nuovo percorso e per ora non possiamo anche aspettare. E a questo punto dobbiamo andare da questo qua, l'ultimo clown. Le mosse di Pokémon tipo stessi, sì, cioè tipo fuoco con fuoco, esatto. Abbiamo tre coupon, quindi ritorniamo dal quel ciambellaro di prima. Eccolo qua. Ok, fammi vedere quanti coupon hai. Userò il Pokécron 1, 2, 3. Fantastico, meraviglioso. Ti consegno il Pokécron. Oh, ci dà anche l'orario. Così almeno sapete anche da quanto mi sono svegliato. No, non proprio adesso. Era un po' prima.
E questo è il Pokécron, potete vedere gli orari, la vostra squadra, anzi mettiamolo con la squadra così almeno si può vedere sempre com'è. Io non so perché sta laggando, il mio omino sta facendo 2 di velocità e questa cosa non la capisco. Mi fai vedere perché, questo è il contapassi, la calcolatrice, vediamo se li tengo così. Boh, è sempre uguale, perfetto. Allora a questo punto dirigiamoci verso il percorso 218 per prendere una precisione X. Riusciamo di qua. Poi se parlate con questo pescatore vi darà un amo vecchio. Tanto a noi non ci interesserà, a meno che non vogliamo catturare insomma un Magikarp, non credo. E quindi a questo punto vediamo un po' cosa c'è da fare qua nella città. Poco altro, forse qualche strumento. Cercasi inquilini. Qua non mi ricordo se ci davano qualcosa oppure no. Non penso, però andiamoci a fare una controllatina lo stesso. Ok, le curable forse potrebbero essere qualcosa di utile per questa Nuzlocke Challenge, così almeno. Ah, perfetto, questo ci dà rapida artigli. Così almeno quando dobbiamo, come si dice? Quando dobbiamo dare. Perché dare? Quando dobbiamo catturare qualche Pokémon senza andare a catturare, a curare direttamente la squadra. Vaffanculo, allora, non so nemmeno parlare. Allora, andiamo al Pokémon Market, compriamo 5 pozioni che ovviamente potrò utilizzare soltanto al di fuori della lotta. 2 antidoto e antiparalisi. Le Pokéball me ne serviranno. Dammene 7, così almeno si fa 10 e festa finita. Ok, questo cosa vende? Le curable, perfetto, tanto non mi interessano, costano troppo e a questo punto ce ne possiamo anche andare. Allora, ci dirigiamo verso il percorso 204, sia per catturare la no il nostro nuovo membro della squadra, sia per allenare ovviamente il nostro team, perché magari potrebbe essere un'idea farlo già salire di un pochino. Farro sale a livello 8. Ha fatto 2 livelli. Incredibile, Farro. Oh, finalmente un altro. Oh, ti batterò con il mio Magikarp. Che poi con la Magikarp. Perfetto. Usiamo azione. L'altro utilizza Splash. Azione di nuovo. Azione di nuovo. Azione di nuovo. Oh, perfetto. Allora, a questo punto il nuovo Pokémon della nostra squadra sarà uno Shinx. Ok. Usiamo attacco rapido. Un altro attacco rapido. E andiamo a catturarlo. A questo punto diventerà un altro nuovo membro della nostra squadra. 1, 2, 3. Perfetto, abbiamo catturato Shinx. Produce elettricità contraendo e rilassando i muscoli. E lo chiameremo una cosa gialla che si usa. Vaniglia. Facciamo prima, Vaniglia, perfetto. Abbiamo anche vaniglia. Abbiamo farina, farro e vaniglia. Ok, a questo punto. Niente, qua siamo a posto di allenatori, non ce n'è più. Dovremmo recuperare quello strumento. E vediamo un po' di riprenderlo. È un antiparalisi, perfetto. Ripassiamo di qua. Non abbiamo incontrato nessuno. Quindi andiamo a curare la nostra squadra, ovviamente. E poi ci potremmo spostare verso il nuovo percorso. Speravo di incontrare anche un Mewtwo, il Pokémon d'erba, perché almeno avrei anche un altro membro della nostra squadra abbastanza utile, sia per il prossimo capolestra che per la storia in generale. Allora, vediamo un po'. Farro, vaniglia, legume. Ok, mettiamo la pose di legume e siamo a posto. Perché adesso dovremo affrontare anche Barry, il nostro Diamond avversario. Barry me lo ricordo perché sarebbe il nome originale. Quindi facciamo scontrare i nostri due Pokémon volanti, due Starly. Ovviamente sta utilizzando a ruota Ruggito, ma non ci fa niente, perfetto. Impara attacco d'ala. Lui manda Piplup. Penso che Starly sia uno dei Pokémon più forti di quelli volanti mai usciti. Perché se ci fate caso, a livello 9 ha già imparato attacco d'ala. E guardate qua, è arrivato a livello 10. Ha superato qualsiasi cosa. E quindi, ma io penso che come livello massimo potremmo mettere per ora il 10 fino a quando non arriviamo alla nuova città. Quindi, a questo punto,
Farro è già a livello massimo. Dovremmo allenare vaniglia e farina. Ecco. Allora, questo qua è il nuovo percorso. Vediamo un po'. Non lo so. Aspetta, fammi vedere. Giubilopoli e percorso 203. Perfetto. Vediamo il prossimo Pokémon del percorso 203. Chi sarà? Bidoof. Ce l'abbiamo. Quindi possiamo anche sconfiggerlo per guadagnare qualche punto esperienza in più. Sale livello 9. Impara provocazione. E vediamo un po', ed è, Shinx, ce l'abbiamo di già, quindi fughiamo. Qui abbiamo già controllato, vediamo un po'. C'è una Pokéball. Volevo prima però catturare un Pokémon nuovo, vediamo un po' chi ci tocca. Un altro Bidoof, però a livello 6, questo ci può fare salire di un po' di livello. Perfetto. Va bene, il Rapid Artiglia ha funzionato. Vediamo un po' chi troviamo. Sempre gli stessi Pokémon. Non esistono altri Pokémon. Non esistono più Bidoof. Allora, vediamo un po'. Sempre Shinx. Ovviamente non mi rimetto a catturarli, ce li abbiamo. E vabbè, allora ritorniamo ad affrontare quell'allenatore. E poi quello che capita, capita. Tanto qui apprendo sempre solo Starly e Shinx. Vabbè. Allora, affrontiamo questo bullo che mi sembra che ha due Pokémon. Kricketot e un altro che non mi ricordo. Allora, farina sempre braciere. Di nuovo braciere. 81 e un altro. E uno Zubat. Ok, uno Zubat. Usato Sanguisuga, l'abbiamo anche scottato per fortuna. Oh, farina sale livello 10, perfetto. E quindi a questo punto dovremmo. Ci rimane da allenare Vaniglia perché. Farina è arrivato al livello massimo che ci avevamo detti che era a livello 10, almeno fino a quando non arriviamo al capolestra. Ovviamente se anche Vaniglia arrivasse al livello, come si dice, dovesse arrivare al livello 10, dovremmo allenare Bidoof per forza. Cioè, è proprio data 1 in 10. Oh cazzo, oh cazzo, oh sì, grande Vaniglia. Perché c'aveva tolto un sacco di difesa. Oh, due livelli ha fatto. Grande Vaniglia, grande. Quindi affrontiamo quest'altro bullo. Livello 7. La squadra sta crescendo bene. Non credo di aver mai avuto una squadra così tanto allenata subito all'inizio. Usiamo un'azione. Eh beh, qui secondo me ci vuole farro. Perché se no Machop ci distrugge. E usiamogli un attacco d'ala, così proprio per essere sicuri, tanto si dividono i punti esperienza. Perfetto. Allora, te sei un'allenatrice. Vediamo un po'. Che Pokémon ha? Bidoof a livello 4, perfetto. Questo è un ottimo per allenarsi. Mi sembra che lo Shinx maschio impari morso, mentre quello femmina impari Scintilla. Il problema è che noi dobbiamo catturare il primo Pokémon, quindi dobbiamo accontentarci. Oh, Pewdiepie, questo sì. Mi piacerebbe un sacco perché Roselia mi intriga come Pokémon, molto forte. Para sottocarica, lui manda Abra. Perfetto. Quasi a livello 10 anche Vaniglia. Vediamo un po', anche questa era una lotta. Sì. Ok, e manderà uno Psyduck. Usiamo azione, vediamo un po', non ne abbiamo tolto molto, quindi rimandiamo Farro. Usiamo un attacco d'ala. Un altro attacco d'ala. Perfetto, sale a livello 10 anche Vaniglia. E quindi dobbiamo catturare un altro Pokémon qua, all'interno di questo spazio erboso, che non sia ovviamente un Bidoof. E poi anche all'interno della grotta, quindi anche quello è da calcolare. Allora, vediamo un po' chi potrebbe apparire. Che non sia un Bidoof, ovviamente. Vediamo un po', Vediamo. LOL. Stanno apparendo solo Bidoof. Ho visto che Vaniglia ha anche intimidazione. Quindi fa calare l'attacco al Pokémon avversario. Cosa abbastanza utile, cioè, potrebbe essere utile. Sarebbe utile anche trovare anche altri Pokémon, quindi a questo punto io metterò in pausa e vi farò, cioè, e vi riprendo quando troviamo un Pokémon diverso, perché sennò qui ci si sta tutto il giorno. Un secondo solo, eh. Perfetto, allora abbiamo trovato un Abra. Perfetto,
LOL, ok, Abra, non abbiamo fatto in tempo a catturarlo. Oh, eccolo. Io tento di... mi viene da prenderlo ad azioni. E quindi niente, pensavo di aver trovato Abra, sarebbe stato un grande colpo prendere Abra, però ovviamente si teletrasporta via. E quindi ripausiamo un altro secondino. Ok ragazzi, dato che non... sono un po' di minuti che stavo cercando, cerca, ricerca, non sto trovando altri Pokémon che Starly e Shinx, nemmeno più Abra. Ho deciso che qui si salta, qui non catturerò nessuno. E bene o male quando ripasso, ripasserò dopo, riguarderemo di prendere qualche Pokémon. Andiamo quindi verso il percorso 203, la cava di Mineropoli, però lo esploreremo nella prossima parte. Come al solito io vi dico, votate, commentate, iscrivetevi. Un ciao da Esho88, ciao ragazzi!